Letto discount, lampadine, finalmente Osram Automotive Italia. Allora, signori, come avete visto dall'introduzione, stiamo parlando col brand Letto Discount, il brand specializzato nell'illuminazione. Stiamo parlando ancora di lampadine LED. Ma no, veramente, Roby, una cosa nuova. Però sicuramente oggi è una cosa nuova, perché abbiamo inserito da un paio di mesi tutto il brand Osram Automotive Italia, che ringraziamo i nostri amici di Osram. Ho avuto l'onore di vedere lo stabilimento di Treviso, che è in Italia, eccellenza mondiale di illuminazione per automotive. Ho visto tutto il reparto tecnico, tutto quello che c'era da sapere, e lì fanno, costruiscono dall'A alla Z tutte le lampadine per tutto il mondo, le lampadine T10V5V. Incredibile. Per tutto il mondo, hanno dei macchinari che fabbricano le lampadine tutto vetro, chiamate tutto vetro. Ma andiamo sul prodotto. Eccolo qua, qua abbiamo i tre. Adesso vi dico quali sono dei tre. Noi prendiamo la lampadina H7 perché Osram ha ufficializzato ormai da un po' il prodotto kit LED Night Breaker, finalmente omologato. Incredibile, loro sono riusciti ad omologarlo. Mi ricordo che hanno iniziato con la Germania e poi siamo passati all'Italia. Allora andiamo a vedere il packaging, si può sia trovare bianco e nero come lo vedete, oppure anche quello classico con la dicitura con tutti i colori Osram Night Breaker. Allora andiamo a vedere nella sostanza il prodotto, ma quello che mi interessa in sé del prodotto Osram non è in sé il prodotto, ma proprio bensì l'omologazione stradale. Però intanto vi faccio vedere tutto quello che è il packaging. Allora questo per esempio è un H4, abbiamo le istruzioni di montaggio che sono all'interno della confezione, ok? Tutto quello che c'è da sapere per installare la lampadina H4 e poi chiaramente le due lampadine H4 che fanno abbagliante e abbagliante. Andiamo a vedere un pochettino il prodotto che ci interessa di più, la base H7. Andiamo poi a analizzarla meglio e capire bene cos'è sta roba dell'omologazione. Allora, già si vede dalla confezione anteriore due QR code. Ok? Un QR code fa vedere la compatibilità del veicolo. Qua dietro abbiamo per esempio un bellissimo Focus ST con questa colorazione Osram, arancio, orange. Quindi abbiamo un QR code che va direttamente sul sito e vediamo la compatibilità della tua auto. Ok? Tu che mi segui. Quindi Focus ST, MK2, MK3, 2007, 2008, quello che è. Vedere la compatibilità dal sito per vedere se c'è l'omologazione. Importante e fondamentale, perché se non c'è, non è omologato. Quindi questo è il primo step da fare. Allora, il secondo QR code, quello in basso, quello probabilmente più importante, è proprio quello dell'omologazione. Sparando col telefonino con la videocamera, si va a stampare i fogli che sono dell'omologazione. Quindi, per chiudere bene l'informazione dell'omologazione, l'omologazione non va riportata sul libretto. Non sono le gomme, non sono i cerchi. 2,25, 45, 17, voglio montare 18, 2,25, 40, 18 omologato da libretto. Allora, abbiamo i due QR code, andiamo il primo, ok, apriamo, eccolo qua. Bene, siamo dentro, nel primo QR code, apriamo in Chrome, vediamo tutte le nazioni, scorriamo fino all'Italia, consulta l'elenco di compatibilità per l'auto, moto, veicoli speciali. Eccolo qua, la nostra lampadina H7, come effettuare l'aggiornamento dei fari, guida passo passo, panoramica dei paesi, dettagli sull'installazione. Scarica qui l'elenco completo dei veicoli. Andiamo a vedere il nostro Ford Focus, per esempio. Qua è scritto un po' in piccolo, ma comunque si può ingrandire. Abbiamo il Ford, andiamo a ingrandire. Questo è l'MK2. Allora ragazzi, questo Ford vi dico è quello con l'impianto Loxeno, ma è solo per dare un esempio. Vediamo già subito il simbolo dell'ana abbaglianti, ti dice che è un H7, ti dice anche facile, medio, difficile come installazione. Il Focus per esempio MK2 è considerato facile,
e nella graduatoria di Osram mi dice compatibile perché è all'interno dal 2004 al 2007, questa macchina è proprio del 2007, quindi è compatibile con lampadina Osram. Ok, questo è il tutto il database di Osram che è sempre aggiornato di tutte le macchine per i prodotti omologati. Ricordo anche che c'è l'omologazione della lampadina T10 chiamata tutto vetro, T10 V5B. Ok, bene, torniamo indietro. Qui c'è anche, scarica qui l'elenco delle moto e addirittura anche quello dei mezzi pesanti, spettacolo. Vedete qua tutti i prodotti, vediamoli, facciamo una carrellata, vedete Nightbreaker H7 generazione 2, le lampadine T10, V5V, W, l'H1, ancora un'altra cassetta, poi ci sono tutti i moduli Smart Cambus e Canceller, ok? Perché ricordiamo sempre il discorso della spia delle macchine, ok? Fondamentale è controllare il numero di omologazione nel faro che corrisponde all'omologazione che ha fatto Osram Automotive. Bene, siamo al secondo QR code della scatola, no? Che ci piace queste cose digitalizzate. Bravi ragazzi di Osram Automotive Italia che hanno fatto queste cose digitalizzate. Apriamolo, vai! Allora, anche qua abbiamo tutti i paesi, quindi in questo caso andiamo a vedere l'Italia. Ma c'è l'Italia, andiamo a vedere. Aspetta, che scorriamo. Eccolo qua l'Italia. Allora, cosa abbiamo? La cassetta in questo caso. Quindi andiamo a fare, vedete che c'è H1 LED ABG, German English, ma andiamo a vedere quello che ci interessa, HLED, H7 LED ABG, German English. Clicchiamo. Cosa ci porta? Eccolo qua, tutta l'omologazione, ragazzi, sono 25 pagine, 95 sì, contenuti, vedete che io scorro, qua c'è scritto praticamente tutto, vedete anche, zoomiamo, TUV, autoservice, vediamo anche all'inizio il simbolo della Germania, no? Quindi l'omologazione probabilmente che è stata fatta in Germania, vedete, ok? Vedete il K1821, vedete, c'è proprio scritto, la data di rilascio, vedi 2020, 15/9/2020 per esempio, no? Abbiamo qua questa dicitura di questa data, scorrendo, sono praticamente 25 pagine, abbiamo tutta l'omologazione che vi consiglio di tenere magari in macchina stampato oppure di tenere nel telefonino in caso di fermo o di revisione auto. In questo caso ovviamente avete sì il discorso omologazione scritto, ma chiaramente c'è una società, Osram Automotive Italia, che garantisce questa omologazione, quindi non è Peppino e Marietto come sempre, no? Stiamo parlando di una grossa società. Qualità della luce molto alta del chip Osram, rumore in decibel molto basso della dissipazione attiva, quindi molto, molto silenziosa, questo è fondamentale anche di questi prodotti, ma la qualità che io ho visto in diretta, direttamente dallo stabilimento, è altissima. Quindi niente da dire ovviamente di Osram. Vediamo già subito un altro dato che ci interessa. 11.4 abbiamo 21,22 watt. Ricordiamo che la macchina ha 13.2 quando carica l'alternatore, la batteria carica, ok? Con l'alternatore. Quindi avremo sicuramente maggiori watt, avremo magari 23-24 watt di carico resistivo, ok? Ricordo che la lampadina cassette ha 55 watt, siamo più o meno alla metà. Per concludere, che poi in questo video l'interesse del prodotto più potente, meno potente, la luce, sinceramente frega niente. Nel mio video personalmente non era quello l'informazione. L'informazione che voglio dare è l'omologazione, perché molti clienti si dividono in due. Io il kit LED non lo monto perché non è omologato. Io il kit LED lo monto, non me ne frega niente, ma so che non è omologato. Quindi, siccome quello che non gliene frega è già a posto, non gliene frega chi se ne frega. Quello che invece vorrebbe montarlo, ma ha paura perché non è omologato, con loro il problema non c'è. È stato risolto da Osram Automotive. Quindi, ricordo le basi, H7, H1, H4, non ci sono altre basi per ora, H11 o quello che è. Farà parabola, farà lenticolare, chiaramente monta sempre con, sul farò lenticolare, sempre con delle piccole, chiamiamole imperfezioni? Ma sì, chiamiamole anche perfezioni. Però l'aumentare la potenza rispetto all'alogena c'è comunque. Io apprezzo più questo prodotto su faro a parabola che farò su faro lenticolare.
ma l'informazione sempre che voglio dare in questo video è l'omologazione, quindi sorpassa tutto quello che è l'imperfezione, che può essere dell'asse o mi aspettavo qualcosa di più, perché l'omologazione secondo me va a coprire tutte queste domande. Quindi a tutta la gente che aveva paura fino a ieri di mettere un qualsiasi kit LED, oggi lo può fare. Ricordiamo sempre di guardare le liste di compatibilità dell'auto, che sono sempre in aggiornamento e soprattutto sono anche ben fornite. Io, guardando un po', scorrendo le varie macchine, devo dire che non manca praticamente niente. È uscita la macchina oggi, ok, dagli tempo di omologare. Addirittura ho visto anche macchine molto datate, quindi devo dire che la lista è ben completa. Ragazzi, io non so che aggiungere. Spero che dopo questo video su che l'omologazione, cos'è l'omologazione, perché sento ancora gente che parlava l'omologazione sul libretto. Non c'è l'omologazione sul libretto. Tutte le lampadine sul libretto della macchina, di qualsiasi macchina, non sono menzionate. L'esempio di questo Focus, se io prendo il libretto e c'è l'impianto alloxeno originale casa madre, e prendi il libretto della stessa Focus senza l'impianto alloxeno originale casa madre, non menzionano le lampadine. È chiara la cosa? Quindi no, devo andare in revisione, devo andare... Non devi fare niente. Osram ha fatto tutto per voi. Quindi non serve niente, serve avere la documentazione, serve avere il prodotto originale, ma soprattutto, cosa fondamentale, serve fare un'installazione a regola d'arte. Oh, hai capito cosa ho detto? Installazione a regola d'arte, non Peppino e Marietto sotto il box. Perché l'installatore ti deve regolare e installare in modo ottimale il prodotto Osram omologato per avere un fascio di luce conforme alla normativa. Perché se tu mi monti un prodotto omologato che spara verso gli occhi, quindi alzando la parabola, il problema poi dell'omologazione potrebbe anche decadere, perché se montato male diamo problemi in strada. Quindi fondamentale è la regolazione e montaggio fatto da persone competenti, più che il montaggio la regolazione, che io sui miei video sempre lo dico. Quindi sotto, come sempre, nelle descrizioni ci sono tutti i miei link di Osram, quindi i prodotti potete acquistare dal nostro shop online, con tanto di installazione fatta da me e regolazione. Che dire, il mio hashtag RGC, ok, Roberto Cavalieri Channel, iscrivetevi sui miei 4 canali, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, e brand Electro Discount, quindi lampadine, un bel like su Facebook, San Zero Lambro, via Primo Maggio, Civico 16, il telefono fisso 02 98 26 0207. Cellulare WhatsApp 351 70 48 847 se avete bisogno di chiedere informazioni più nel dettaglio, però penso di essere stato abbastanza preciso. Quindi detto questo, vi saluto e ringrazio ancora i nostri amici di Osram Automotive che hanno fatto questa spettacolare omologazione. Bene ragazzi, al prossimo video, mi raccomando, seguite, condividete il mio video. Ciao. We'll be right back.